infatti anche è Susanna, è d'accordo. Critica, io lo trovo, sì, insomma, sì. Che bestiario, tra Vito e Susanna e sì. Siusi, naturalmente. Va bene, a questo punto vediamo a che punto sono, a proposito di Vito, vediamo a che punto sono i nostri amici ufologi. Pronto? Naso! Avete avvistato qualcosa? Pronto, qui Lupo? Sì. Naso! Qui Lupo! Base 1 chiama... Chiama? Base, ci siete qualche novità in corso? Sì, abbiamo delle novità sull'UFO avvistato in Svizzera. Niente, l'UFO adesso si è diretto, da quanto abbiamo da fonti elvetiche, verso il cantone Aargau, in Svizzera tedesca, in direzione verso la Germania. Ho capito, allora noi siamo fuori gioco. Ci sentiamo a un prossimo collegamento. Ciao. Siete internazionali. Ok, Lupo, allora mentre noi continuiamo a vedere se riusciamo a intercettarne qualcuno, ho qui una persona che ci racconterà una sua esperienza. Signor Renato, venga. Buonasera, signor Renato. Anche dal Lupo solitario. Ci racconti cosa è successo. Beh, diciamo che quello che ho visto io è una cosa che non credo ancora adesso, anche se, diciamo, l'ho vista abbastanza bene. Ero stata una sera, stavo dormendo, mi hanno svegliato con una telefonata, una cosina un pochino lunga, però una cosa abbastanza profonda. E mi hanno svegliato, era una mia amica, eravamo in tre, siamo partiti perché questa ragazza ha dei contatti con questi esseri, ha detto che andavano sul Ticino perché c'era un avvistamento. E siamo andati sul Ticino e abbiamo trovato che c'era, come si chiama, una stella, era un modistello, una cosina piccolina che continuava a muoversi. Io non ci credo, ho detto, ma cosa può essere? È una luce così, un aereo. Sì. Invece no, questa luce si è avvicinata moltissimo, è andata dietro agli alberi e questa ragazza fa, vedrai che adesso quando riapparirà sarà molto più grossa. In effetti c'era la luna piena e questa stella era grande, circa come la luna. Cioè la luna era, per me è così, sì. Ecco, questa luce era grande così e abbagliava. Poi questa ragazza ha parlato con loro e loro hanno detto, cioè, loro volevano, scusate se sono un pochino magari non completo nel parlare, però dico, volevano scendere, solo che hanno detto che c'era una persona che aveva paura, gli altri non avevano paura, ero io, pur avendo detto che non avevo paura, dopo, ho dovuto per forza ricredermi e dire sì, sono stato io che ho paura. Allora la ragazza è andata avanti, ha parlato con loro, con questi esseri, che sono scesi in una dimensione diversa dalla nostra, perché noi non abbiamo visto niente, però lei ci ha detto che sono scesi, ha parlato con loro, poi sono ripartiti. La cosa bella era questa, che noi abbiamo visto, che questa luce grandissima, pian pianino, diventava più piccola e salita finché è scomparsa. Sì. Poi è andata proprio a scomparire veramente, una cosa incredibile, perché io ancora adesso sono lì, non so come mai è successo, comunque è successo. Beh, penso che sarebbe abbastanza emozionante anche per me. Dunque, dicevi che ha parlato con degli esseri, creature fisiche o contatti telepatici? Ma lei ha detto che erano fisiche, però inizialmente era telepatico il contatto, ma dopo era fisico, cioè noi l'abbiamo vista allontanarsi, eravamo in tre, stavano a guardare, lei è andata avanti circa 50 metri da noi e parlava con questi esseri. Okay, però noi non l'abbiamo visto. Che voi non vedevate, perfetto. Di che colore era l'oggetto? Ma era una luce, diciamo, bianca splendente, come un faro, ma non un faro, perché era molto grosso. Sì, ecco, altre due domande. A una distanza di circa, diciamo, da noi sarà stata un 2 chilometri, non di più. 2 chilometri di distanza, quindi grande come un faro, quindi una cosa enorme. Sì, però quando sono scesi loro sono scesi molto più vicini. Cioè sì, ecco, c'è stato qualche rumore, non so, elicotteri, niente, aerei? Nessuno, niente, no. Niente, era quindi in mezzo alla campagna. Luce, poi dopo si è mossa quando sono partito. Quindi sicuramente avrebbe dovuto essere un UFO. Ha mai avuto altre esperienze del genere? No, io lo sto cercando, in effetti sto cercando in tutte le maniere di averle, ma fino adesso no. Oh, l'allarme!